Amici del Cinema Breve, oggi spiegherò un film thriller poliziesco del 2015, intitolato La Suora del Peccato. Iscriviti e lascia un like, così i tuoi peccati verranno cancellati. Il film inizia con un giovane di nome Jason, che nel tempo libero registra un video con la chitarra per il suo canale YouTube. Dopo le vacanze scolastiche, Jason e sua sorella, Zoe, sono stati scortati in un collegio cattolico e sono stati accolti dalla preside, Suor Rebecca. Nel frattempo, altrove nel collegio, un'altra suora osserva Jason e la sua famiglia dall'ufficio del preside. Il suo nome è Suor Sofia. Poco dopo, Suor Rebecca è tornata nella sua stanza e ha salutato Suor Sofia. Suor Rebecca le ricorda che ogni suora deve rispettare le politiche e i regolamenti della scuola. Uno di questi regolamenti è che una suora non può truccarsi mentre è a scuola. Suor Rebecca le ha immediatamente consegnato un fazzoletto e ha chiesto a Suor Sofia di togliersi il trucco. Dopo una breve conversazione, Suor Rebecca ha poi portato Suor Sofia per un giro. Nello stesso momento, anche Sofia incontra Jason, e qui si scopre che Sofia sarà l'insegnante di classe di Jason. Dopodiché, Rebecca ha mostrato a Sofia la sua stanza. Più tardi nella sua stanza, Sofia guarda il video musicale di Jason sul suo laptop, e a vederlo inizia a baciare il suo laptop. Questo ci dice che Sofia conosceva già Jason, e che era venuta a scuola per uno scopo sinistro. Suor Sofia poi si intrufola nel dormitorio della scuola, e ascolta Jason cantare mentre suona la chitarra, mentre lei lo voleva tutto per sé. Il giorno dopo in classe, una studentessa di nome Sara ha cercato di avvicinarsi a Jason. Sara è una ragazza bella e popolare. Suo padre era un benefattore regolare e ha avuto una notevole influenza sulla fondazione educativa cattolica. Poco dopo che Suor Sofia è entrata in classe, si è sentita gelosa vedendo Sara e Jason vicini. Ha poi rimproverato Sara con un tono leggermente intimidatorio. Dopo quell'incidente, Jason e Sara erano tornati a chiacchierare nel cortile della scuola. In quel momento, Sara ha detto a Jason dell'atteggiamento fastidioso di Suor Sofia. Jason non ha detto niente. Mentre Sara e Jason si stavano baciando, Suor Sofia improvvisamente si è avvicinata a loro con un'espressione arrabbiata. Disse a Jason di andare in classe e avverte Sara di stare lontana da lui. Dopodiché ha chiesto a Jason di venire nella sua stanza quando la scuola era finita. All'inizio Jason ha rifiutato, perché a un ragazzo non era permesso visitare la stanza di una ragazza, specialmente nella stanza della suora. Dopo scuola, Jason è andato immediatamente da Suor Sofia nella stanza. Vide che la porta della sua camera era leggermente aperta, e quando guardò dentro, fu colpito dalla vista di Suor Sofia. In quel momento si era tolta i vestiti da suora, e indossava solo biancheria intima di color rosso acceso. Si scoprì che Suor Sofia lo faceva apposta, e finse di non notare la presenza di Jason. Jason poi se ne andò in fretta, per paura che Suor Sofia lo sorprendesse a sbirciare. Quella notte, mentre stava per dormire, Jason ancora immagina Suor Sofia. È arrivato al punto di immaginare di pomiciare con lei e di essere immerso in incomparabili piaceri mondani. Una notte, Suor Sofia si intrufola nel dormitorio delle ragazze quando tutti dormono. Entra nella stanza di Sara e mette segretamente della droga nei suoi libri, perché intendeva intrappolare Sara per farla uscire dalla scuola. Inaspettatamente, Suor Rebecca ha beccato Suor Sofia, che ha sostenuto di voler solo controllare la sicurezza del dormitorio delle ragazze. Suor Rebecca non ha chiesto altro e se n'è andata immediatamente. Il giorno successivo, mentre era in classe, Suor Sofia ha chiesto agli studenti di aprire i loro libri di testo. Quando Sara ha aperto il libro, ha trovato una canna. All'improvviso, l'incidente ha attirato l'attenzione di Suor Sofia e dei suoi compagni di classe. Sara è stata poi condotta nell'ufficio del preside. Non poteva fare altro che piangere e dire che la canna non era sua, ma la scuola l'ha comunque punita secondo le regole. È stata sospesa e ha dovuto andarsene da scuola per un po' di tempo. Dopo questo, l'intera scuola e l'ostello vengono controllati, e una bottiglia di liquore esce fuori dalla stanza di Jason. Quando arriva il momento di punire Jason, Sofia parla con il resto dei padri per dargli una piccola punizione, la quale deve aiutare con le pulizie della scuola questo fine settimana. Sofia lo ha punito in modo che potesse rimanere a scuola quel fine settimana. Di seguito ci viene mostrata la scena di un flashback, di come Sofia si sia innamorata di Jason. Sofia una volta vide il video musicale di Jason sui social media, ed è diventata ossessionata da lui. Sofia completa la ricerca su Jason, e scopre che una suora di nome Sofia è stata assunta alla scuola di Jason. Incontra la suora e la uccide, si traveste da Sofia e viene alla scuola di Jason. Questo ci dice che Sofia non è il suo vero nome. Il giorno dopo è il fine settimana, e sia Jason che Zoe si fermano a scuola per pulire. Durante le pulizie, Sofia aiuta Jason e fa del suo meglio per sedurlo. Quella notte, mentre Jason sta dormendo nella sua stanza, Sofia entra nella stanza e riprende un video sul suo telefono, tenendolo da parte. Percependo che c'è qualcuno nella sua stanza, Jason si è svegliato ed è molto sorpreso di trovare Suor Sofia. Lei si avvicinò a Jason e lo persuase a fare sesso. Jason si rifiutò perché sarebbe un peccato, ma Suor Sofia ignorò il rifiuto di Jason e si tolse i vestiti. Jason viene finalmente tentato e dormono insieme.
La mattina dopo, Jason si sente molto in colpa perché è entrato in intimità con una suora. Più tardi, quando non c'è nessuno nella stanza di Jason, Sofia viene nella sua stanza e inizia ad annusare i vestiti di Jason. Proprio in quel momento, Zoe arriva e la vede. Sofia rimprovera Zoe e Zoe lo dice a Jason. Vedendo tutto questo, Sofia si arrabbia molto con Zoe e le dà voti bassi. Nel test dopo la scuola, Jason va a confessare tutte le sue azioni. Tuttavia, Jason è sorpreso di scoprire che la persona che gli ha sentito la confessione non era il prete, ma era suor Sofia. Lei poi è entrata nel confessionale e si è seduta sulle sue ginocchia, cominciando un rapporto sessuale. Jason, che aveva finito la sua punizione, è stato finalmente in grado di tornare a casa per il fine settimana. La famiglia Brady si stanno godendo la cena, quando il padre di Jason rimprovera suo figlio e lo punisce per i suoi voti bassi. Ma Jason ha reso suo padre ancora più arrabbiato, rivelando il suo desiderio di realizzare il suo sogno di diventare un cantante. L'argomento del padre alla fine ha portato Jason a finire la cena e andare alla festa. Sara si avvicina a Jason e iniziano a baciarsi. Lui, durante il bacio, si ricorda di Sofia e poi impedisce a Sara di baciarlo e lascia la festa. Mentre esce dalla festa, aveva una bottiglia di liquore in mano. Per questo motivo un poliziotto lo becca, ma Sofia gestisce la situazione in fretta. Dopo questo, Sofia lo porta in un hotel e cerca di nuovo di sedurre Jason. Poi Jason le dice che qualunque cosa stiano facendo è sbagliata. Sofia gli dice che vuole stare con lui per il resto della sua vita e che ha anche un sacco di soldi, in modo che entrambi possano vivere felici insieme. Jason si sente molto strano nel sentire Sophie e poi con rabbia la rimprovera. Le dice che non vuole stare con lei e se ne va. Jason è seduto sul ciglio della strada quando suo padre viene da lui e lo aiuta a concentrarsi sulla sua carriera musicale. Il giorno dopo, Jason è tornato nella sua stanza del dormitorio e ha trovato Sophie priva di sensi sul suo letto. Jason, in preda al panico, pensa che Sofia si è suicidata con un'overdose di farmaci, perché c'erano un sacco di farmaci buttati sul tavolo. Mentre stava controllando le condizioni di Sofia, lei si è improvvisamente svegliata. Si è scoperto che era uno scherzo per attirare la sua attenzione e simpatia. Jason, che non poteva più concentrarsi per le bugie di Sofia, ha minacciato di denunciare le sue azioni al prete e al preside. Ma Sofia ha risposto che anche lei avrebbe esposto il loro scandalo proibito a tutti. Jason rimase in silenzio, perché non voleva che suo padre e tutti gli altri sapessero delle sue azioni depravate a scuola. Pochi istanti dopo, mentre Sophie insegnava in classe, suor Rebecca è arrivata improvvisamente e ha interrotto la lezione. Il preside ha detto a Sara di andare in classe e di frequentare le lezioni come al solito, perché la sua condanna era finita. Jason e Sara ripresero la loro relazione di nuovo e sono stati spesso visti da soli, il che ha acceso un fuoco di gelosia e rabbia in Sofia. Sofia poi ha escogitato un piano per sbarazzarsi di Sara. La sera, Sofia rientra nel dormitorio della ragazza e trova Sara sotto la doccia. Si è assicurata che nessuno l'avrebbe beccata, ha sbattuto la testa di Sara contro il muro del bagno ripetutamente, fino a quando la ragazza è morta orribilmente. Ha coperto le sue tracce, mascherando la morte di Sara come un incidente e tornando nella sua stanza innocentemente. Non molto tempo dopo, Zoe è rimasta sorpresa quando ha trovato la faccia sdraiata di Sara, coperta di sangue. Ha immediatamente chiesto aiuto e il corpo di Sara è stato immediatamente portato in ospedale per un'autopsia. La polizia e il resto del dormitorio pensano che Sara sia morta per una caduta nel bagno. I residenti nel dormitorio si sono riuniti in chiesa e tutti sembravano tristi, tranne Sophie che ha mostrato un'espressione felice. Anche se non è passato molto tempo da quando il tempo di preghiera era finito, Jason si è avvicinato a Sofia e l'ha accusata di essere la colpevole dietro la morte improvvisa di Sara. Anche se era vero, Sofia non aveva paura. Sembrava persino arrabbiata e ha minacciato Jason mostrando una registrazione video di loro due che fanno sesso. Sofia minaccia Jason se osa rivelare tutte le sue azioni. Quando è arrivato il fine settimana, Jason e Zoe sono stati prelevati dai loro genitori. Sofia ha escogitato un piano per avvicinarsi a Jason mentre era con la sua famiglia. Così ha chiesto a suor Rebecca il permesso di partecipare al funerale di sua zia. Jason e Zoe stanno cenando a un ristorante con i loro genitori. E a sorpresa loro, suor Sofia apparve improvvisamente davanti a loro e incontrò i loro genitori, il signor e la signora Brady. Salutarono Sophie in un modo amichevole e il padre di Jason ha pure invitato Sophie a cenare con loro. Sophie ha colto l'occasione per stuzzicare Jason di nascosto, toccandogli la coscia sotto il tavolo. Improvvisamente, Jason ha chiuso le gambe perché era molto nervoso. Suor Rebecca chiama l'ospedale dove è stata curata la zia di Sofia, perché intendeva mandare un bouquet in segno di cordoglio, ma l'ospedale non conosceva il nome della paziente menzionata da suor Rebecca. Lei iniziò a sospettare che suor Sofia le avesse mentito. Tornando dai Bradys, Zoe costringe Jason a raccontarle cosa era successo, perché sembrava nervoso quando suor Sofia ha cenato con loro. Jason ha finalmente ammesso di aver commesso un grave peccato con suor Sofia.
Più tardi, Jason e Zoe stanno cercando di trovare informazioni sulla vera identità di Suor Sofia. Così hanno fatto irruzione di soppiatto nella sua stanza, per poi accedere al suo laptop. È stato finalmente rivelato il fatto che il suo vero nome è Laura Patterson. Laura si è sbarazzata di proposito della vera Suor Sofia per infiltrarsi nella scuola di Jason e avvicinarsi a lui. Altrove, Suor Rebecca ha chiamato Sofia per venire nel suo ufficio. Suor Rebecca ha poi esposto tutte le bugie di Sofia e stava per riferirle al prete. Tuttavia, mentre Suor Rebecca si è diretta verso la porta, Sofia l'ha colpito in testa, il che ha fatto crollare Suor Rebecca e perdere i sensi. Jason e Zoe, che stavano per riferire della loro scoperta sulla vera identità di Suor Sofia, andarono direttamente nella stanza di Suor Rebecca. Poiché non c'era risposta quando bussarono alla porta, alla fine se ne andarono, senza sapere che Suor Rebecca era priva di sensi e Sofia si nascondeva lì. Jason e Zoe finirono per andare in chiesa e incontrarono Sofia. Le dissero che conoscevano già la sua vera identità e che l'avrebbero denunciata a Suor Rebecca. Sofia era impazzita, perché la situazione era ormai sull'orlo. Ha immediatamente fatto perdere i sensi a Zoe e ha attaccato Jason per vendetta. Inaspettatamente Suor Rebecca non era morta, apparve dietro Sophie e la tirò via. Ma Sofia ha cambiato rapidamente la situazione e ha attaccato Suor Rebecca. Mentre Sofia era distratta, Jason ha colto l'occasione raggiungendo il cacciavite che aveva in tasca e ha immediatamente pugnalato Sofia con un cacciavite, uccidendola. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare il canale. Grazie per aver guardato.